Pastor? Dove c'è il registro tributario, non la lista dei sovrani, ed è possibile con la freccia poi guardare appunto tutto, tutta la lunghezza del papiro, tutti i frammenti conservati, così anche dall'altra parte, con il semplice movimento della mano che diventa il cursore di fatto, si può chiedere informazioni, quindi informazioni appunto su questa parte del papiro, si torna indietro alla home. È possibile anche vedere il video del restauro. Direttore Museo Egizio. Allora, noi celebriamo oggi un evento importantissimo, ovvero il bicentenario della nascita della nostra disciplina. Fu proprio il 27 settembre 1822 che Jean-François Champollion annunciò all'Accademia dell'Iscrizione delle Belle Lettres a Parigi che aveva trovato la chiave per decifrare i geroglifici. Dopo millenni questi segni tornavano a parlare. E noi abbiamo voluto celebrare questo evento con un evento internazionale che è celebrato al Cairo, a Parigi, a Berlino, a Londra, con un evento per noi eccezionale. Abbiamo restaurato forse il papiro più importante che abbiamo, viene chiamato Canone Regio, addirittura papiro di Torino, è una lista di sovrani e i nomi dei sovrani sono preceduti da due geroglifici, Nesu Biti, sovrano dell'Alto e del Basso Egitto, e poi ci sono i vari nomi. Allora cominciamo con il dio Geb, il dio della terra, poi c'è Osiride, il dio dell'oltretomba, Set, il fratello che l'uccise, Oro, il figlio, padre vendicatore, Maat, la dea della giustizia, per arrivare a Narmer of Nemes, primo re dell'Egitto, e poi una lista di vari sovrani che ci portano al secondo periodo intermedio. E una di quelle colonne spinali sulla quale abbiamo costruito la cronologia dell'antico Egitto. Grazie a una collaborazione internazionale siamo arrivati al suo restauro e lo esponiamo oggi per due mesi. Il 6 dicembre poi troverà un'altra collocazione nella cosiddetta Sala della Scrittura, che si aprirà appunto il 6 dicembre. Quindi siamo felici di poter celebrare